Non si esagera se si dice che la nascita di Venere è il simbolo degli Uffizi nel mondo. L'opera fu commissionata intorno agli anni 80 del 400 da Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici per la sua villa di Castello. Guardatela! Esprime perfettamente il modo in cui gli artisti del Rinascimento vedevano l'arte classica e in quest'opera, di riferimenti alla cultura pagana, ce ne sono a bizzeffe. Tutto nasce dal racconto che Ovidio fa della nascita di Venere. La dea della bellezza, nata dalla spuma del mare, viene condotta sui flutti dal soffio provocato dall'abbraccio di Zefiro e Aura. La sua meta è Cipro, l'isola greca a lei consacrata, dove l'ora della primavera, una delle ninfe che regolano lo scorrere delle stagioni, la attende porgendole un manto fiorito. La posa della dea, con una mano dolcemente poggiata sul seno e l'altra che copre il pube, richiama le sculture classiche, come la celebre Venere dei Medici, che potrete osservare più avanti nella sala della tribuna. Il viso lievemente inclinato, i lineamenti delicati e lo sguardo assorto la accomunano alle dolci Madonne botticelliane. Oltre a celebrare la bellezza perfetta, l'opera nasconde anche un complesso significato simbolico ispirato alle teorie del filosofo di corte Marsilio Ficino. Se Venere infatti rappresenta l'amore ideale, Zefiro, il vento che spira a primavera risvegliando la natura, è il simbolo dell'amore fisico. L'episodio mitologico raffigura dunque l'armoniosa fusione tra spirito e materia, tra ideale e naturale. Quella stessa armonia che ispirava i letterati e gli artisti della corte di Lorenzo il Magnifico. Dinanzi a opere come questa, tutti noi rimaniamo ammaliati, eppure anche i più grandi capolavori hanno dovuto sopportare delle critiche. Per esempio, sappiamo che Leonardo era molto severo con i colleghi. Nel 1505, pochi anni dopo aver mostrato di non apprezzare l'opera di Michelangelo, non si risparmiò nemmeno con Botticelli, a cui rimproverò di mostrare poca attenzione nella riproduzione dei paesaggi. Lasciamo ad ognuno di voi la libertà di decidere da quale parte stare.